Ciao, sono Andrea Urbinati ed in questa puntata di Focus voglio aiutarti a capire quali sono i parametri di lavoro ottimali che devi utilizzare quando fresi con la fresatrice manuale, per evitare di bruciare la superficie del tuo legno e magari di ritrovarla, alla fine della lavorazione, come la pelle di un novantenne che ha lavorato per una vita sotto il sole di mezzogiorno senza il cappello. Prima di iniziare, ti ricordo velocemente quali sono i parametri di lavoro principali da considerare. Primo, la velocità di rotazione della fresa, in giri al minuto, o RPM. Secondo, la profondità della passata, in millimetri. Terzo, la velocità di avanzamento della fresa nel legno, in metri al minuto. Visto che oggi parliamo di fresatura manuale, ti anticipo che dovrai fare molto affidamento alla tua sensibilità e alla tua vista, perché, soprattutto se sei un hobbista o un artigiano alle prime armi e non hai l'esperienza per capire da subito come affrontare la fresata, sarà necessario variare spesso i parametri per ottenere il risultato desiderato, e cioè delle superfici lisce e senza bruciature. Iniziamo dalla velocità di rotazione della fresa, i giri al minuto che imposti tramite la tua fresatrice. Devi ricordarti che più aumenti la velocità di rotazione e migliore sarà il grado di finitura della superficie lavorata. Questo significa che devi sempre andare al massimo permesso dalla fresatrice? Purtroppo no. Devi ricordarti anche che con la velocità di rotazione aumenta anche l'usura del tagliente e quindi la durata della filatura. Inoltre, il valore massimo della velocità di rotazione dipende dal diametro della fresa. Maggiore sarà il diametro e minore sarà la velocità massima consentita. Quando acquisti una fresa, chiedi sempre al tuo fornitore o esperto di fiducia qual è il valore massimo della velocità di rotazione. E se lui non è in grado di risponderti, cambialo subito. Ad esempio, una fresa Fraser a taglienti diritti di diametro fino a 20 mm non deve superare i 24.000 giri al minuto. Ricapitolando, non devi superare il valore massimo che ti comunica il tuo fornitore o esperto di fiducia ed è necessario che ti impegni a lavorare con i giri al minuto sufficienti per ottenere la finitura desiderata senza esagerare con l'usura del tagliente. Ecco qua una linea guida che vedete qui di fianco allo schermo. Passiamo ora alla profondità di passata. Maggiore sarà il suo valore e maggiore sarà lo sforzo sulla fresa, con il rischio maggiore di rottura. Inoltre, se esageri con la profondità di ogni passata, rischi di generare troppe vibrazioni che peggioreranno la finitura. La regola pratica che devi ricordarti è di non superare la metà dell'altezza del tagliente, oppure due volte il diametro della fresa. Scegli il valore più piccolo dei due per fresare senza brutte sorprese. Infine, c'è la velocità di avanzamento da controllare. Se hai già visto il mio video sui parametri di lavoro per CNC, ti ricorderai che esistono dei valori teorici da impostare sul controllo numerico ed il gioco è fatto. Con la fresatrice manuale, però, questo non è possibile. Avanzi con la spinta sul legno e di conseguenza devi arrangiarti in base alla tua sensibilità ed esperienza, osservando con attenzione la superficie del legno per intervenire con lievi variazioni appena necessario. Come fare per capire quando aumentare o ridurre la velocità di avanzamento? Ricorditi queste regole fondamentali. Maggiore il numero di taglienti ed eliche della fresa e maggiore sarà la capacità di finitura e di scarico del trucciolo, quindi anche l'avanzamento. Attenzione allo stato della filatura del tagliente. Se è consumata dovrai per forza avanzare meno velocemente. Seconda, all'aumentare della profondità di passata dovrai ridurre l'avanzamento per non sforzare troppo la fresa. Terza, all'aumentare della durezza e resistenza del legno l'avanzamento dovrà diminuire. Prima di concludere la lezione, voglio evidenziare che se la tua fresatrice è vecchia e produce molte vibrazioni e la pinza elastica dove stringi la fresa non è in ottime condizioni, tutti i parametri di lavoro devono diminuire e te ne accorgerai naturalmente durante il lavoro. Ti consiglio di controllare ogni tanto lo stato della tua fresatrice e di pulire regolarmente i vari accoppiamenti fra fresa, pinza e mandrino con un prodotto specifico come ad esempio il Toolsner 3.0. In questo modo potrai sfruttare al massimo le potenzialità dei tuoi strumenti e, continuando ad ascoltare ed applicare i miei consigli, potrai presto iniziare a fresare rendendo le tue superfici lisce senza bruciature. E mi raccomando, se vuoi raggiungere più velocemente la massima soddisfazione personale e fresare come i migliori del settore, l'unica scelta intelligente è la robusta fresa italiana. Fraser è la prima azienda specializzata esclusivamente in robuste frese verticali per legno,
che nasce e distribuisce online, senza i rivenditori. Con Fraser investirai le tue risorse in modo sicuro e garantito. E solo per te, che hai guardato il video fino alla fine, ho riservato un bel regalo. Lo trovi qui sotto al video. Ciao!